benvenute e benvenuti. Io vivo questa occasione come una speciale opportunità per cogliere il momento che stiamo vivendo, il periodo che stiamo vivendo, di contropiede. Potremmo definirlo così, cogliere di contropiede quello che sta accadendo, quello che hanno fatto accadere, quello che siamo costretti a subire. Beh, c'è sempre il modo per poter fare buon gioco con cattive carte. Come si fa? Ve lo spiego in questi 4 giorni. Perché certo è che questa non è la vita che noi abbiamo sempre sognato, non è ciò che ci siamo promessi, ma come abbiamo imparato dalla nascita, non tutto è in nostro potere. Non tutto è in nostro potere significa che il mondo esterno a noi non è il nostro potere. Quel che accade a ciò che è altro rispetto alla nostra anima non è il nostro potere. Quel che è invece il nostro potere è ciò su cui noi possiamo contare in quanto inalienabile. Non lo possiamo perdere, qualcuno non ce lo può scippare, neanche con la forza bruta noi possiamo perdere quello che è veramente nostro. Quello che non è veramente nostro resta a disposizione altrui, anche quando non sappiamo a disposizione di chi, per certo sappiamo che non è a disposizione nostra. Questa è una promessa fondamentale, è una premessa senza la quale noi ci dibatteremmo come pesci in una pozzanghera la cui acqua sta evaporando. Invece, arricchiti da questa comprensione, possiamo sentirci sempre a nostro agio. I segni della nostra tecnoschiavitù. Avete sentito che suoni allettanti? E invece ci annunciano la schiavitù sotto pelle, sotto traccia, schiavi sotto traccia. Vediamo come possiamo non solo riprendere appieno la nostra libertà, ma con l'inclusione di una rinnovata luce, gioia e amore.